Allo stadio Nicoletti di Riccione si gioca Fiericcione Classe, anticipo della 21esima giornata del campionato di eccellenza Emiliano Romagnolo Girone C. Samuel Togni con il numero 11, Filippo Frisari. Intanto l'arbitro dice che si può partire. Maltoni con le mani in area. Pallone che viene prolungato da Innocenti, poi rimane lì, attenzione! Ci può mettere la testa Togni, Scarponi. Enchisi a destra. Il cross di Enchisi sul primo palo. Licca. Innocenti per lo scatto di Santucci. Santucci il diagonale. Prova ad affondare sul settore di destra, in avanti per Bardeggia. Va Bardeggia. Guadagna linea di fondo, mette in mezzo il pallone. Il colpo di testa di Sartori. Poi arriva Bardeggia. Palla per Scarponi. Il tiro di Scarponi. Per Merciari. Scarponi, la sovrapposizione di Merciari. Scarponi va al dribbling, si porta il pallone sul sinistro, il pallone basso, ancora il movimento di Bardeggia sul primo palo e poi il gol! Via in vantaggio! Il tap-in vincente! Calcio in avanti. L'uscita. Lascia lì il pallone però il portiere di casa e c'è il gol! Errore di Mordenti che ha mancato il pallone e allora c'è la rete del pareggio, l'1-1. Carne Secchi in avanti, poi spara Carne Secchi. Pallone che viene agganciato ottimamente da Scarponi e poi Bardeggia. C'è il fischio del direttore di gara, parte Sartori, spiazzato Baldassarri e allora la FIA torna in vantaggio all'ottavo della ripresa con Sartori. 2-1 sull'out di destra. Enchisi, ancora Scarponi, la finta, poi il tocco all'indietro da parte di Merciari, il pallone in aria per Sartori. Sartori controlla, rete in mezzo e va al top in, direi Bardeggia. 3-1 FIA. Punizione per il Classe. Pallone in area, svetta di testa. Il corner. E lo stacco di testa vincente. Il gol del 4-1 con Clemente Maggioli. Maggioli a segno. Arriva il triplice fischio e allora finisce così.